a migliore. Eccomi, ragazzi. Dopo di te, Aloy. Ci siamo finalmente. Questo è l'ovest proibito. Devo andare verso ovest per trovare altre parti di Gaia, renderla più forte. Voi due potete restare qui e intanto Gaia vi aggiornerà. Non è per tagliarvi fuori. Sarà un addestramento, più o meno. In realtà andrò a est a cercare Eren. Lo porterò qui. Senti, gli alleati, gli amici servono. Qui siamo al sicuro per ora e, come hai detto tu, Gaia può insegnarci, accudirci. Andrà tutto bene. Bene. Tieni questi. Uno da usare, l'altro di scorta. Già che ci sei, fermati accanto Puro e cerca Milu. Deve riferire a Talana che so come superare i monti. Ce l'ha fatto. Andrai insieme a lui? No. Dopo quello che è successo nella caverna, voglio fermarmi qui. Ho ancora molte cose da capire. Magari quando tornerai, avrò delle cose da insegnarti. Non vedo l'ora. Quando farai il ritorno? Io non lo so, ma spero proprio di tornare con una parte mancante di Gaia. Sii prudente. Anche qui sappiamo che le terre dei Tenact sono funestate da tempeste, macchine e da regalla. Tu non preoccuparti, ce la farò. Buona caccia, Aloy. Grazie ragazzi, buona fortuna. Si Le comincia? terre del Clan Tenact, dove troveremo tre delle sottofunzioni di Gaia e chissà che altro. Olve. Vieni un po' qui, straniera. Una gara. Non sono ribelli, questo è certo. Forse posso seguire le loro tracce per scoprire dove stanno andando. Non perdere Posso usare il focus per, fare... per seguire le tracce lasciate dalle loro macchine. Straniera, vieni. Insediamento Tenacta. Devo fare attenzione. Sì, mi fa piacere che devo stare qui a non fare un cazzo, però che devo fare? Le tracce sono sparite, vabbè. Andiamo avanti, va. Adesso ti lascio qui. Ferma dove sei. I Tenact non ammettono stranieri nelle terre dei clan.
Sono qui col benestare del maresciallo Fashav. Non voglio problemi. Rossa come sangue. È la guerriera che ha sconfitto Grudda, il campione di Regalla. Esatto, sono io. Non sta a noi fermarla. Puoi entrare, ma porta rispetto. Ti controlliamo. Complimenti per i capelli. La sfida delle fosse da mischia. Sarà un cappellano a scegliere le mie battaglie. La vera battaglia è discutere con te. Raga, ma è una mia impressione, siete tutti moribondi. Ci sono molti feriti. Che succede? Senti, senza quei cuori ci scordiamo l'acqua e tutti muoiono. Io torno ai recinti. Ammazzerò quelle macchine da solo. È colpa delle macchine? Un orientale, dai capelli rosso sangue. La straniera dell'ambasciata. Sono famoso. Hai ucciso Grudda, il campione di Regalla. Era uno di noi. Mi chiamo Aloy e... Era uno del vostro clan. Anche perché al momento ne abbiamo già uno. Qua fuori, la mia gente alleva una grossa maglia. Prendiamo i cuori delle macchine e vediamo la capitale. In cambio di acqua. Ogni anno è più dura. Le macchine assassine difendono la mandria. L'ultima ci ha attaccati durante un raccolto, facendo una strage. Ma le prede sono ancora nei recinti, quindi se riusciamo a prendere i cuori, li possiamo scambiare con dell'acqua. Se ci andrai da solo, non sopravviverai a lungo, Draca. Non andrò da solo, cappellano. La grande ammazza campioni verrà con me. Perché prima non rispondi a qualche domanda? Che cosa sai di quella mandria? Ce l'abbiamo da anni. Ricaviamo le parti che ci servono. Né più, né meno. Nuove macchine rimpiazzano quelle uccise. E le macchine assassine che dicevi? Proteggono la mandria. Più ne abbattiamo, più ne arrivano. Prima secodonti, poi razziatori. E ora, un dannato divoratuomo. Attaccati quando stavamo radunando le macchine. Metà dei miei sono rimasti a respingerlo. È uno stronzo da niente, capito? Dicevi che la capitale vi dà l'acqua. Dietro compenso. E per averla paghiamo con parti di macchine. I cuori sono ciò che vale di più. Ogni villaggio del deserto ha delle risorse da scambiare. Ma la nostra capitale, Lanciardente, è l'unica ad avere una fornitura d'acqua. Questa landa significa avere in pugno la vita di tutti quanti. Questa è la via del deserto. È così che sopravviviamo. Sì. Tipo presa per il culo, sì. Non mi sembra che apprezzi molto il tuo comandante. Per sopravvivere nel deserto serve più disciplina di quella mostrata da altri clan e... È una fanatica di ordine e regole. Tu invece no. Non approvo le sue. Questa è insubordinazione. Sarà la sete. Ti ha chiamato cappellano, giusto? Che significa? Significa che sono sopravvissuto ai giovani e ai miei fratelli in tante battaglie. Per questo consiglio il clan del deserto. Chiunque raggiunga la mia età è tenuto a dispensare saggezza ai giovani. Tenerli sulla via del guerriero quando la testardaggine rischia di farli smarrire. Come i nostri pensionati. Conoscevi il campione di Regalla, Grudda? Era dei nostri, come Regalla, l'orgoglio del clan. Perché attacca la sua stessa gente? Si sente tradita. Regalla era una leggenda nel clan, impavida e implacabile. Maresciallo di Ekarro, capo dei Tenak, la sua volontà incarnata. Cos'è cambiato? Il re Karja ha chiesto la pace e Ekarro ha accettato. Regalla voleva un risarcimento per le atrocità commesse dai Karja. Un impero Tenakt da sviluppare a est. Così ha sfidato la scelta di Ekarro. Ed è andato tutto a fanculo. E lui ha dovuto affrontarla in combattimento. Ekarro ha vinto. Avrebbe dovuto ucciderla, ma l'ha lasciata vivere. Per un Tenakt la clemenza è umiliante.
Adesso che lei cavalca macchine e uccide marescialli, non potremo ignorare i suoi campi nel deserto ancora per molto. Il clan del deserto non toccherà mai quei campi. È una questione tra Regalla e Egarro. Se il capo è adatto a guidarci, prevarrà. Altrimenti, sarà l'ora di cambiare. Non lo trovi un po' duro? Il deserto è così. Farò il possibile per aiutarti con quelle macchine. Non puoi permetterti di farlo da solo. Sei fondamentale per il villaggio. Lei mi piace. Una straniera che la pensa come me. O partiamo subito o ti aspetto al nostro avamposto a sud-est. Io avrei delle cose da sistemare. Va avanti. Ti aspetterò all'avamposto più che posso. Che i dieci vi proteggano. Aspetterò che torniate e avviserò la capitale. Vabbè, prima di tutto, ragazzi, farò il collo lungo che mi sblocca la mappa. Poi tutto il resto si vede. Ho ucciso qualcosa. Fermi, torna indietro. Rai, aspettami qui. Merda! Ecco, finalmente! Headshot. Certo che siete proprio tonti. Altrimenti che fai? Ok, sono uscito. Mamma mia, brutalissimo. Modo di salire su questo collo lungo. Che significa che non c'è modo di salire su questo stronzo? Deve esserci. Sono ribelli, questo è certo. Sono teste di cazzo, mi hanno tamponato. Per scoprire dove stanno andando. Posso usare il focus per seguire le tracce lasciate dalle loro macchine. Aloy! Sei qui per aiutarmi con quelle macchine. Fa parecchi danni a quella macchina. Tu hai un grosso problema qua. Ammazza campioni. Ecco. Sì, sono qui.
Fammi lootare tutto. Dritto nella scorta. Ah, sei venuta. Sono commosso. Perdonami per la confusione. Qui di solito i nostri soldati si preparano prima di radunare le macchine all'interno del canyon. Prendi pure le scorte che ti servono. La preda è vicina. Sono dietro di te. Di qua. Prima otteniamo quei fori di macchina, prima avremo l'acqua che serve. È strano che ci aiuti una straniera e non il nostro stesso clan. Il nostro cosiddetto comandante ripete sempre quanto sia scarsa l'acqua nel deserto. Ma credi che ci sia qualcuno che muoia di sete a Lanciardente? O nella sua squadra? Dovrebbe guidarci uno che sa cosa significa sopravvivere con le unghie e con i denti. E questo qualcuno saresti tu? Farei in modo che tutti abbiano l'acqua che serve. Da qualsiasi villaggio provenga. Sbaglio, Getaka ha detto che di base ne avete già pochissima. In qualche modo troverò un rimedio. Niente è impossibile. Ti aiuterò con i cuori se potrà dissetare la tua gente. Oh, sarà così. Attiriamo le macchine in quel canyon. Poi le chiudiamo e attacchiamo. Ora, dobbiamo scalare la barricata per passare. Fatto questo, si combatte. Ho perso degli amici lì. Sono ansioso di vederti in azione. Va avanti, io ti seguo. Il vento mi sta seccando gli occhi.